sarà la Science Room e c'era solo una moneta, mi sembra molto strano. Forse è qui. Mi sembra stranissimo. C'è una chiave per una stanza che ha solo una moneta. Strano. Forse con le scarpe brucio questo. Dimmi di sì, dimmi no, dimmi no, dimmi no. Se ci fosse il mostro ad avere paura di te, Marco, non si è messo nei suoi panni. Io quando ho paura di una cosa non l'assalto. Quindi istintivamente penso, no, mi vuole uccidere. Merda, dove cazzo è sta schifo di caffetteria? Shoes per te? Ti prego, fammi passare. Marco, il telefono. Può essere? Che si è smesso di squillare. Era qua, no? Eccolo. Ma non squilla più. Ora questo. Come lo fa? No, non ditemi che si è buggato. Non penso. Prendi la manichina e batto le tre in mille pezzi. La moneta forse ti serve per comprare il cibo, le macchinette, e pensi magari ottimo perché anzi ti posso aiutare in questo gioco molto spooky. Non so a cosa vuoi arrivare, Crosito. Anonymous ha lanciato 300 bits. Grazie, Anonymous. Peccato, stava andando così smoothly. Bisogno del vostro aiuto, ragazzi. Ho paura che sia buggato che dovevo rispondere al telefono quando lo squillava, mi sembra molto strano.
grazie Bizzot. Marco sveglia. Oh oh oh. Sei un poltergeist scemo. Dai, cosa che lo sto chiamando? Ma te il morso dell'aula del telefono. Dici che squilla se lui entra là? Entra. Devo dargli le scarpe? Però non possiamo andarci. Ma almeno un bel finale? Non ho idea. E questo che cazzo è? Ma di solito le scarpe non si mettono in questo posto? Oh! Ma che culo di merda! Ma che culo di merda! No, ma che cazzo di culo di merda che ho avuto! Ma non esiste! La library dov'era? Mi pare che la library era al secondo piano? Era quello là, Flink. Era proprio quello là. Ha fatto un gioco bellissimo, la Silas Art, di nome The Radio Station, che ho giocato con Martina, per questo non l'ho portato. Ragazzi, bellissimo. Uno dei pochissimi giochi dove ascoltavo i file audio con grande attenzione e amore. Da quando cazzo hai capelli? Computer. Principal, teacher. Brucio io, sì, è successo anche con quello di prima. Classe.
Marco sborò sul tappeto, non si leva la macchia, che consiglio mi puoi dare? Metti un sacco di acqua col latte e di... Cazzo! Mi chiudo il letto qua, ma com'è possibile? Se questa è la tua emergenza. Io avrei detto a mia madre, l'ho sborrato sul tappeto. Non mi... non fate questo... non fa di me un tipo figo, fa un tipo sincero. Quindi figo, capito? Come funziona? Forse era nel 3, e non mi ricordo. Ogni volta è morta la testa di ragno, gamba e conciatura. Prova a sbloccarle tutte. Non mi ricordo dove cazzo era sta labbra. Oh merda, sì, finalmente. Posto nuovo. Ok. Vabbè, sì. Mi interessa proprio. Quindi? Stanza dove si entra solo per guardare un po' in giro? Ma veramente? No. Oh. Tutto mi sarei aspettato tranne questo. Oh. Bella l'infermeria key, bello. Interesse. Infirmary, here I come. E so bene che è al primo piano. Ma quanto dura sto gioco? Secondo me... quanto che stiamo giocando? Non mi ricordo. Scendiamo senza farci vedere da quel cesso, scende da qua. Ok, l'infirmary era di qui. Corri, corri stronzo. Credo che sia circa un terzo. Non penso proprio. Secondo me più di metà siamo. Olè. Bello. È bello. Scusatemi. Non dirmi che sono qua solo per questo, eh. Oh merda, il fantasma siamo noi! Ovviamente non si è entrato. Oh! Termometro.
danno. Allora, qui un cazzo di niente qua dentro, mi sembra strano. Marco, per salire un palazzo preferiresti una rampa di scale dove rimbalzi ad ogni gradino o una rampa unica da salire tramite Hot Wheels? Assolutamente la rampa unica da salire tramite Hot Wheels, neanche a pensarci. Guarda sotto la gonna dei manichini. Minchia, non ci ho pensato, che cazzo faccio? Quindi abbiamo un cazzo di stura cessi. Ma veramente non c'è niente in questa infermeria, mi sembra molto strange. Sembra molto molto strano. Metti i processi sotto i manichini. Non c'è proprio niente. Molto strano, però Che si fa con lo sturacessi? Si va ai cessi, no? Proviamo intanto nella piscina dove c'è dell'acqua. Mi sembra la cosa più logica. È un film o un videogioco? Che domanda è, Pipiz? Dai, che frase, che cos'è? Qualcuno ha bisogno di sturare? Avete visto che uscì la nuova stagione di Medinabis? Poi così caricare e morire tipo ti sballo un po' tutto. Questa infermeria con niente dentro, dopo che l'abbiamo vista fin dall'inizio del gioco, mi dà un fastidio totale. Che game design veramente da pazzi nel culo. Questo accesso posso stompare il ragno, non penso. C'è qualcosa di sturato? Mangaka, grazie mille bro. Che stavo da fare? Sai che non ho mai seguito niente di tuo, quindi non so cosa cazzo fai.
Ma proprio zero. Volete darmi un po' un abbraccio al mangacone, ricambio. Volete darmi un po' di infarinatura di quello che fa l'amico mangaka? Grazie Simone. Meglio non sapere. Oh! Ma che culo come ogni cazzo di volto. Oh! Dai! Ma fammi sturare il cesso. Ma che cazzo è sto gioco? Bevi il latte e Lucille. Vabbè ragazzi. Non far dormire 900 persone. Non è niente di così spaventoso, anzi, è forse una delle cose peggiori che abbia mai giocato. Ho uno stura lavandini come arma. Ok. Ma lui ha detto. Comunque parla di anime e manga in generale, inoltre scrive fumetti? Wow, come scrive? E li ha pubblicati? Ma il ragno era creepy. Guarda. Oh, e vai. Non posso prenderla. Non posso prendere solamente del 5. Fa anche il CEO nel tempo libero. Ne ha pubblicati 3. Sì, ma lasciamo perdere. Quando viene accecato muore la testa tipo Heavy Metal con quei capelli. Sì, a me mi sta un po' sul cazzo perché è da un po' che l'ho incontrato. Non ti frega proprio un cazzo. Ehi! E quando spiegava come far scopare come un Chad. Come si scopa come un Chad? Attenti che sono molto pregiudicoso, eh. Però vorrei sapere da voi. Marco, per favore, utilizza lo stracessi sul cesso. Bro, era al cesso e non c'era un cazzo. Sto andando in tutti i cessi dei piani. Lo sai che sei uno dei pochi streamer che con 800 e passa spec riesce a leggere i messaggi di tutti? Beh, non sono ovviamente un grande, però a quest'ora diciamo che non tutti hanno la voglia di scrivere e mi tengono molto come sottofondo. Perciò diciamo anche che il gioco mi sta facendo schifo al cazzo. Quindi o leggo la chat o muoio, è veramente un'alternativa che ho davanti e che devo prendere e basta. Oh, stura lavandini? Qui. Uffa, un lavandino prima sembrava insanguinato. Dove? Qua? Comunque quella ragazza che è scappata servirà a qualcosa, no? Che gioco palloso, non hai visto niente, bro. Preparati, perché può andare sempre peggio. Questa è la morale che abbiamo scoperto giocando centinaia di giochi horror. Può andare sempre, sempre peggio. Potrebbe essere considerato oro questo qua, rispetto ad alcuni. Non so se hai giocato The Quarry, non so se conosci The Quarry. È uscito da poco. Chi di quelli che sono venuti tramite mangaka non mi conoscevano? E hanno adesso l'opportunità di conoscermi. Tanto per capire, faccio ancora un po' di. È palese che si è aperta stavolta, c'è qualcosa da fare, dai. Sono le lavandine seguono davanti alle scale dell'ultimo piano. Vaffanculo Rarasta, vaffanculo Crosito.
soprattutto di te, mi manca solo l'indirizzo di casa. Via Palermo 369, Messina. Anche se è abbastanza conosciuto. Sì, lo so, però voglio sapere se c'è qualcuno che effettivamente... Marco Marcolino, mi ricordo di te quando avevo 12 anni, ora ne ho 22, che cazzo. Blondino al piano terra in una stanza con tanti lavandini, se non sbaglio era quella che avevi sbloccato, in cui non si poteva fare niente, guarda bene che prima ci era entrato. Eppure li ho guardati tutti, vabbè andiamo. Io non ti conosco. No, no! Perché? Perché al terzo piano? Questo è il terzo piano, no? Vattene a fare in culo. Questo è il secondo o il terzo piano? No, è il secondo, è giusto. Io non ti conosco, sono nuovo. Non fa ridere, non fa ridere. Gente che leggo mi scrive che non mi conosce, non fa ridere. Scusatemi ragazzi, sono un po' cranky, sto gioco è una merda. Ma c'è di peggio. Ragazzi, vi ricordo di bere tanta acqua. Grazie mille Leviatano, stavo per dimenticarmene, faccio subito un sip in tuo onore. Tu sei l'amico di Victor, è così che ti ha introdotto Mangaka. Se ne può andare a fare in culo Mangaka, se questa è l'introduzione che mi dà, per favore, non seguite le sue orme. No, aspettate. È questa? No, infermeria. No. Corri deficiente. È questa qua, no? No. No. O forse qua? Oh! Oh! Cobo. Oh, nice! E vai. Ma conosci per caso Tuomad? È uno youtuber canadese un po' pazzerello. Se sì, che ne pensi del suo modo di montare? Non lo conosco. Pazzerello in che senso? Merda. Devi ascoltare per 10 minuti Victor oppure un'ora di questi passi. 3 ore di questi passi in confronto a Victor. 3 ore. Ma poi fortissimi, ogni singola cosa ha volume 5, questo 2000. Ma che chi li fa sti giochi? Maxarello sì, insomma, come te. Ed è così che riuscimmo. Ma che è sto fumo poi? Che è sta roba? Muori! Ah, proprio annullato. Ho formattato. Ah, ma qua era la stanza dove c'era la bambina. Boss fight con ragno? Vi giuro, a volte mi sto fermo solo perché mi scoccio sentire con quella cadenza velocissima i passi. Li odio. Li ho preso sul palco. Ragazzi, chi sono?
qualsiasi americano. Di solito cosa porti? Horror di merda come questi. Faccio qualche oretta di just chatting. E poi horrorini. Questo di sera. Poi di mattina alle volte, perché adesso mi sa che droppo, facendo dispiacere un po' tutti, porto Isaac. Parla con Giovanna, no. C'era una scala, un attimo, un attimo. Questa scala. Vabbè. E qua dove siamo? E faccio reaction. Marco, ma domani Isaac? Che fastidio che dà sta web fatta così. Oh, cos'è? Ma cos'è? Ma che cos'è? Ma possono mettere un oggetto non prendibile in una sedia? Ma che scelta è? Non c'è davvero nulla. Need to something to climb on. Ma io sono venuto da là. Ma io sono venuto da là. Ma che senso ha? Oh. Ma che cos'è?
Vaffanculo. Ma che cazzo l'ho invitato? Ma quando sapete aprire le porte? Via! Morto? Per sempre? Yeah! Dove cazzo c'è l'altra bulba, cazzo? E io comunque posso andarmene, giusto? Ah, per questo l'insegna che lo produce, cioè. Merda. Dai, vaffanculo. Merda. Forse c'è roba dentro. Ora sappiamo se le scale, stronzo! Sbrigati, sbrigati! Ma se non avevo batteria, come cazzo facevo? Oh, provato! Yeah! Sembra una boss fight alla PS1. Boom. Cosa c'è sul qua? Ok. Miss. Va bene. Cadi. Ah, ci sono materassini, ok.
Merda! La tizia! La tizia che si era persa! Wow! Muori, idiota! Abbiamo liberato la ragazza! La tipa da sturare, ma smettila! Toglie 5 ogni colpo. Spero solo ci siano 40 batterie per terra. Ok, proviamo. E vai. E vai. Dai, lasciami stare. Vai. Niente. Vai. Vai. Guarda, io sprecherei questa per maxare tutto. Let's go. Non ce n'è un altro, vero? C'è questo e basta. E dove cazzo è l'altro? Non mi è stato uno? Ai, merda, merda. Ma guarda tu, muori. Muori. Muori! Ma che cazzo? Eh? Mi è stata una batteria. Sì, lo so, non posso prenderne più di 5. Ma più che altro, dov'è l'altro light bulb? L'altro è dentro la ragazza. Dai, smettila. Forse me lo dà lei? Batteria. Qua lei ovviamente, no? Hey, Yume! I'm a terrible person, what did I do?
Harry is in danger. I was always jealous of Harry. Vabbè, dammi il cazzo di coso. Dammi. Va bene, poverina, va bene. Ad esempio, dai. Vabbè, può essere meriti di morire, vabbè. Vabbè, dai. Ma non posso prendere questo? Posso prendere questo qua e basta? Staccalo, dammi. Dove cazzo è l'altro? Quello è per farti più cosa devi fare, sì. Quanto è brutto sto gioco, c'è di peggio, credimi. E qua? Devo capire dov'è. Ma se mi uccido non succede più? No, sono morto. Puttana! Muore! Ora tu, via! Liberi dai ragni. Oh merda. Merda, ma ci sono altre stanze, nice! Ok, let's go! E vai! No! Ok. Scala, ok. Mi piace che stai iniziando a equipaggiare una scala, ma non più di 5 batterie, ok. E ovviamente... Light bulb... No, è questa! Vista, eccola. Andiamo. Boom, merda, sì, spara. Arrivo, Ces. Scala serve per ampliarsi. Ci manage il suo boss. Sì. Bene, stronzos, effettivamente posso dare la scala adesso.
È sempre un figlio di puttana a rompermi coglione. Merda, dovevi farlo l'ultima parola. Ed è così che muori. Ecco, se fossero stati dei programmatori degni, avrebbero fatto morire anche sti pezzi di merda. Oh! Muori. Per anni ero i ragazzini della New Tube Alley quando tu andavi a mangiare. Ottima metafora. Ottima metafora. Mi sta arrivando questo. Sempre a scassare il cazzo. Dai, ultimo. Oh merda, un po' di silenzio. Che bello. Cos'è? Quello che volevo. Ancora, ancora. Ho ucciso tutti. Vabbè. Quindi siamo riusciti a uscire con il caffettino, storage key e computer room key che non avevamo, let's go, via. E questa? Ehi, piedini! Sì, ce l'ho fatta. A pet is merely a pest, nothing more. I wonder if still around, be very careful. This time, once spotted, you will have to get her before she can get you. Cioè? Can only touch you when she's visible to the human eye. Che cazzo di paura mi hai appena messo? Ma che vuol dire? Once you're spotted, mamma mia. Quindi, abbiamo la computer key, che se non sbaglio è su. Non è nemmeno orribile sta tizia, infatti non è male. In più, prima ho visto i suoi piedi ed erano magnifici. Hai trovato le back rooms. Non sembrano per niente quelle, eh? Ah, ok. Oh no, è lei? Oh no, ha un cocomero, la testa di qualcuno. Secondo me è un bravo lo merito, mannaia Dio. Ok, sì, no. Sì, no, sì. Quindi sì, no, o sì. Poi. Sì. Sì, no. Sì, no. Sì, no, sì. Sì, no, sì. Tadam. Fatto. Giusto? Giusto, non è al contrario, vero? Non è al contrario, vero? Non è al contrario. È giusto.
No, non è al contrario, per favore, dimmi di no. No, non è al contrario, please. L'ho fatto giusto. È veramente al contrario. È veramente al cazzo di contrario, vaffanculo, va bene. Quindi spento, no? Ta 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 ta. Ah, era questo, ok. Master Key Room? Lo sapevo. Lo sapevo. E bandage che non. Che serve sempre. Va bene. Tutti al terzo piano. Però sicuramente c'è il Wanderer. Merda. Grande Ele, prima volta che mi abbono a qualcuno. Ho sempre pensato che sono cazzate pagare per ste cose. Ma tu meriti cuore rosso. Mario Vigorito, grazie mille. Oh merda, no 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 no. Che vuol dire, che vuol dire? Che vuol dire, che vuol dire? Che cazzo vuol dire? Ma che cazzo? No ragazzi, che cazzo, che, come si batte? Aiuto! Mi ha tolto 20 col grido. Mannaia Mario Vigorito, tu e il tuo merda di sabato, vattene a fanculo. I soldi. Grazie. Era qua, no? Non può entrare qua la Giovanna, giusto? Ridi, bastardo, ridi. Offering flower, ok. Ho food, è tipo un... sì. E ovviamente mi mostrano... Cioè, bravissimi. A meno che non ci sia una luce sparata addosso. Cioè, veramente fuori di testa. Psycho Giuppi, grazie mille per l'abbonamento. Tu non sei un coglione come Mario, il tizio di prima. Va bene, poi c'era un'altra roba che, che si apriva con la Master, se non sbaglio. Ed era all'esterno. Facciamo... Ero io? Facciamo finta non abbiamo visto niente prima. Gioco poco realistico, computer non si spengono, accendono così velocemente, ma che non sia accesso solo al monitor, in quel caso è solamente realistico. Mi sa che è quella, mi sa che è quello il caso, bro. Però grazie per la critica. Un po' sterile, devo dire, però io faccio della mia vita di critiche sterili, quindi...